Allora, raga, all'Inter arriva sicuramente Holland, Pedri, Papé. Ma io scoppio da ridere. Ma Zilliakus, secondo voi, ma può essere un nuovo protagonista, un nuovo comico di Zelig? No, perché qua Zilliakus non sei ancora sbarcato in Italia. Non so manco se sbarcherai mai in Italia. E già mi fai pisciare addosso dalle risate. Sei quasi più simpatico di Zhang. Raga, prima di entrare in questo discorso, che davvero quando ho letto questa cosa sono morto da ridere. Iscrizione al canale, mi raccomando, e pollice in su a Benzinero, che il pollice in su a Benzinero è come il ripieno nel tacchino. Raga, allora, ieri è successo un fatto gravissimo e volevo iniziare qua un minuto solo, però per dire il mio pensiero su quello che è successo a Bruxelles. Al giorno d'oggi, dover avere paura di mettersi in fila per vedere una partita come quella di Belgio-Svezia e rischiare la propria vita vuol dire che sempre di più questa civiltà sta toccando il fondo, sta toccando il fondo. A questa gente che fa queste cose va data una pena esemplare in modo che poi gli altri non lo facciano più, anche se stiamo parlando di gente che non ha niente nella testa, svalvolata, gente che io non riesco più neanche a definirla. Questa cosa ieri quando l'ho letta o ho visto le prime scene è stata sconvolgente, perché può capitare a ognuno di noi una cosa così. Di essere allo stadio con la propria famiglia, i propri figli, e da un momento all'altro ti si cambia la vita. Fuori di testa, fuori di testa. Volevo parlarne nel mio video. Prima di scherzare poi con voi, di fare in modo che tutto questo che sta accadendo nel calcio, dagli attentati al calcio scommesse, possa, con un mio video, si possa viverla un po' con più leggerezza. E Zilliakus è un fenomeno in leggerezza, è un fenomeno lui. Se prendiamo la squadra, io e Altani possiamo prendere anche Holland e Pedri, giocatori che gli piacciono tantissimo, capito? Ma scusami, hai voluto provare a prendere il Manchester? Non l'hai preso. È da un anno e mezzo che chiacchieri, perché non te lo prendi? Sta Inter, perché hai bisogno di Altani? Perché allora posso dirlo anch'io: se io e Altani prendiamo il Milan, mi prendo Mbappé, mi prendo Bellingham, mi prendo tutti i più forti. Con i soldi però di Altani siamo tutti capaci. Tu sei un comico di Zelig, un comico di Zelig. Ogni volta che apri la bocca spari cazzate. Fammi vedere. Intanto non stai prendendo un cazzo di nessuno. Aspetti sempre questo. I soldi per comprare la squadra. Non li vuole cazzare. Li devono cazzare gli altri assieme a lui. Poi per tutto quello che riguarda probabilmente il management, le idee che magari lui ha, probabilmente non è un cretino. Però fatti non pugnette, e intanto tu ti stai facendo le pugnette e basta, pensando ai giocatori che compreresti coi soldi dello sceicco. Raga, nel frattempo stasera Corona ci svelerà tutti gli altri nomi, ci svelerà i dirigenti, gli allenatori, e questo mi incuriosisce. A parte tutto, a parte stasera, secondo me, la gente di Inghilterra Italia non fregherà un cazzo a nessuno, sono tutti lì in pensiero. Speriamo che non sia il mio giocatore, speriamo che non sia coinvolta la mia squadra. Tutti cacati nella mutanda. Stasera ci saranno parecchie mutande marroni
Io anche i giocatori, se ce ne sono altri coinvolti della nazionale italiana, scenderanno in campo macchiati nella mutanda. E hanno ragione. Io spero vivamente che la mia squadra, personalmente, non sia coinvolta, che non sa che su Tonali non sapeva un cazzo, se no sarebbe brutto. Cioè, sapere e tacere quando si sa che ci sono delle regole sarebbe brutto. E lo dico per la mia e per le altre squadre. E siamo tutti curiosi oggi di sapere la verità, perché è importante. E stasera c'è una grande partita, perché Inghilterra e Italia si giocano una qualificazione. Inghilterra ormai è già qualificata, ma noi abbiamo fallito determinate partite e stasera ci giochiamo tutto. O comunque un gran pezzo, se battiamo l'Inghilterra mettiamo davvero un piede nella qualificazione, se no bisogna andare in Ucraina poi a conquistarla, se vogliamo evitarci gli spareggi, perché noi negli spareggi ci cacchiamo in mano. David Milan, David l'abbiamo già detto. Allora, io non credo a questa cosa, perché sono dell'idea, è vero, se arriva a giugno il cartellino diminuisce visibilmente 40 milioni perché l'anno prossimo poi sarà in scadenza, quindi non possono pretendere 70-80 milioni, se no, se non lo compra nessuno, David fa un altro annetto e poi se ne va via a zero e Lille s'attacca alla mazza. Però fino ad oggi io non ho visto un Milan che per un calciatore spende 40 milioni, 40-45 milioni. L'abbiamo spesi con Elliott 38 per De Ketelaere, ma quest'anno con la nuova società il budget è stato tra i 20 e i 30 milioni. Però quest'anno il Milan non dovrà spendere chissà quanti soldi per rinforzare la rosa, perché ormai abbiamo creato un 11 forte. Quindi anche se spendiamo per un calciatore 40 milioni e poi gli altri vediamo come rinforzare gli altri senza dover gli altri ruoli senza dover fare spese folli. Però io dico una cosa, se hai 40-45 milioni, attenzione, a me David piace tantissimo, però il mio pallino è Sesco. Per me Sesco è più forte anche di Debbie. Raga, ci vediamo stasera dopo la partita dell'Italia, ma anche io sono un po' confuso. Faccio l'Italia o aspetto un po' di rivelazione di Corona e vi dico un po' quali sono i giocatori coinvolti. Vedremo, magari faccio anche tutte e due. Sempre Forza Milan, raga!